quindi posso andare. Questa è un'ottantenne che non sa più mandare le mail, ma vuole guardare in parte e mettere le foto su mio figlio. Che devo imparare a usarlo bene, bene, perché è una porta che apre il mondo. Cosa mi sento di fare con il mio guardi sul tasto. Tutte le situazioni, non lo so, tutte il mondo, ok? È già finito, è un video breve. Allora iniziamo, prima di tutto vi ringrazio per essere venuti, per aver accolto il nostro invito. Quello che vogliamo fare oggi è una conferenza stampa, vabbè, abbiamo due temi grossi, il primo dei due è un po' una sollecitazione che noi vogliamo fare ai giornali chiedendo l'aiuto su certe azioni di cui adesso vi parliamo. Io penso che abbiate seguito i lavori di Agenda Digitale, se li avete seguiti avete visto che stiamo lavorando prevalentemente su due fronti, uno è sul lato delle infrastrutture e l'altro è sul lato dei servizi. Sul lato infrastrutture, per esempio, stiamo lavorando con il piano telematico scolastico, abbiamo recentemente portato la fibra Albona, abbiamo collegato recentemente anche lì il fondo Edotempia, riconoscendo l'importanza e il valore delle attività che svolgono sia sotto il profilo della ricerca che quello della diagnosi. Stiamo lavorando con Fastweb per potenziare l'offerta residenziale, di banda ultra larga residenziale. Sul lato dei servizi stiamo cominciando a esporne sempre di più sui nostri portali, l'azienda sanitaria sta dando la possibilità di ritirare per esempio i referti online e di vedere la cartella, la provincia i rimborsi della COSAP, il comune sta cominciando con alcuni servizi, il primo che mi viene in mente è quello del pagamento, dell'iscrizione del pagamento delle mense online per esempio. Continuiamo a lavorare per aumentare il numero dei servizi, però ci sono dei dati di cui dobbiamo tenere conto sull'utilizzo in Italia del digitale e dei nuovi strumenti messi a disposizione. Dei dati Eurostat, io leggo perché ho la memoria corta, la media dell'uso di internet in Italia è sotto il 60%, contro un 75% della media dei paesi europei, per arrivare, ormai siamo extra europei, in Gran Bretagna, dove la media è del 90%, il che ha un impatto forte di due tipi. Uno, economico, perché la differenza di PIL nel mercato digitale, la differenza di PIL è del 5%, cioè in Gran Bretagna il mercato digitale rappresenta il 10% del PIL, in Italia il 5%, quindi il mercato elettronico, e quindi da questo punto di vista abbiamo bisogno di lavorare molto sulla domanda. E poi c'è un discorso anche di inclusione. Raccontavo poco fa, quando abbiamo guardato questo video, che le persone utilizzano ormai i nuovi sistemi di comunicazione, i nuovi dispositivi, il digitale, per tutta una serie, lo dovranno e potranno utilizzare per tutta una serie di attività che fino ad ora non conoscevano e non facevano. Ora possono fare una videochiamata a un parente che sta molto lontano e vederlo, possono fare l'estratto conto in banca, possono ordinare la spesa, farsela consegnare al domicilio, prenotare dei farmaci, possono fare qualsiasi cosa. Qual è il punto problematico? Il punto è che diamo sempre per scontato che le persone siano autodidatte. Se noi non riusciamo a formarle, a portarle all'interno del digitale, all'interno dell'utilizzo di questi nuovi strumenti, queste persone rimarranno sempre più isolate. Diventerà sempre più difficile sia fruire di servizi, che diventano sempre più esclusivi.
E anche mantenersi in contatto con le altre persone, perché ormai questo tipo di strumento viene regolarmente utilizzato. Quando fa troppo caldo o troppo freddo, uno si fa una videochiamata con gli amici e può non uscire, può farsi portare a casa l'acqua, le medicine e gli alimentari. E quindi è importante aumentare la platea sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista sociale. È un problema che di cui tutti sono consapevoli, se ne parla a livello nazionale, ma non c'è mai un euro a disposizione per fare l'inclusione. Parliamo di inclusione. Faccio una parentesi, perché non stiamo parlando di corsi di informatica, non parliamo di bit byte, hardware, software o cose complicate. Insegniamo alle persone quello di cui hanno bisogno, arrivano con il loro dispositivo se ce l'hanno, se no lo mettiamo a disposizione noi, e gli insegniamo le cose che loro richiedono. Voglio imparare ad andare su Facebook, voglio farmi un estratto conto, voglio vedere la mia pensione, voglio chiamare tutte le sere alle 8 mio nipotino. Quindi parliamo di questo tipo di attività, che ha quindi un importante risvolto sociale. A fronte di questo non avere disponibilità di risorse economiche, noi stiamo rispondendo con una forte coesione territoriale. Il patto del Battistero è un luogo, un accordo di programma dove